Bentornati a Scoring for Films, io sono Vito Lorè, qui alla destra del padre c'è Fabrizio Campanelli. Vabbè, siamo animati a chiudere. È andata così. Allora, oggi continuiamo la nostra rubrica Cosa c'è sotto, con un taglio leggermente diverso. Oggi parliamo di due film veramente famosissimi, vero Fabri? Che sono 2001, Odissea nello spazio e Platoon. Da un'ottica un po' diversa. Perché questi film hanno alcune similitudini, alcuni parallelismi, perché praticamente hanno avuto entrambi una storia lunga e complessa, e adesso la racconteremo brevemente, ma soprattutto, visto che noi parliamo di musica per film, hanno avuto tutti e due grossi problemi con la colonna sonora, o meglio, il compositore della colonna sonora ha avuto grossi problemi. Ha avuto il grande rifiuto. Esatto. E quindi il grande rifiuto fa parte di quelle esperienze traumatiche che ogni compositore vive prima o poi nella propria vita. Ne abbiamo parlato anche in puntate precedenti. Sull'esorcista che aveva scritto Lalo Schifrin, che era stata buttata, ti ricordi, nel parcheggio è stata buttata via. Infatti dovremmo fare anche una puntata su come si affronta una rejected score. Ecco, è tipo seduta psicanalitica, come affrontare, perché non è mai divertente. Però qui abbiamo tra l'altro due famosissime rejected score. Rejected vuol dire rifiutata, ovvero quando la produzione o il regista rifiuta il lavoro, la partitura, e la sostituisce il montatore, a volte al compositore che è stato incaricato di scriverla, non è che se l'è inventata. E perché parlo del montatore? Perché il montatore a volte è responsabile di clamorosi danni, proprio che finiscono in vacca, perché monta a volte nell'editing delle musiche bellissime, famosissime, che in accordo col regista si installano a tal punto sul film da non uscire più. Questa pratica succede da sempre, ma soprattutto è particolarmente utilizzata da quando c'è ovviamente il digitale, perché consente con molta più velocità di fare questa operazione. Per cui cosa succede? Che il montatore, mentre sta montando il film, per dare un ritmo particolare a una scena e per dare al regista un'idea di quella che potrebbe essere poi il risultato sonoro, gli appoggia una musica temp track, quindi una track temporanea. La maledetta temp track che generalmente funziona anche decentemente bene sulle scene. Il problema qual è? Che siccome tu le scene le riguardi al montaggio centinaia di volte, il regista riguarda quella scena centinaia di volte con quella musica, si fissa su quell'intenzione precisa, e su poi quando arriva preciso, il compositore, che è l'ultimo nella catena produttiva di un film, il regista c'ha quella musica lì e fai qualcosa di tremendamente più forte che riesce a scalzare, oppure ne subisci le tragiche conseguenze, come ad esempio è accaduto in Allora, siamo nel 1968 e Stanley Kubrick, se non il più grande regista dell'epoca moderna, il più grande possiamo dirlo, va bene, più grande, sta per fare il suo ennesimo capolavoro. Il film è 2001, Odissea nello spazio. Non vi raccontiamo tutta la genesi del film perché altrimenti andremo troppo lunghi. Però diciamo che racconta lo spazio in quel modo fuori dal tempo. Tu lo puoi guardare in ogni epoca, anche nel futuro, sarà il film del futuro, e lo racconta prima ancora che l'Apollo 11 sbarchi sulla Luna. Certamente. Alcuni magari non obietteranno, obietteranno su questa cosa, ma va bene. Insomma. E fa vedere anche la Terra tonda, eh. È incredibilmente vedere la Terra. Anche qui magari qualcuno obietterà. Attenzione. Allora, Kubrick era un grandissimo appassionato di musica classica ed era anche un profondo conoscitore della musica classica, anche se non aveva fatto degli studi specifici, però aveva una conoscenza anche discografica sterminata. Anche perché a forza di stare chiuso in casa da buon misantropo. Certo, lui odiava tutti. Quindi qualcosa di fare. C'è un cartello, odio tutti, ecco. Conoscendo così tanta musica classica, lui era convinto che addirittura
scrivere una musica originale per un film alla fine fosse superfluo, perché diceva: ma è stata scritta così tanta musica e così bella musica anche che si può sempre trovare la musica giusta per la scena. Tanto è vero che quando stava preparando 2001 l'Odissea nello spazio, la sua prima idea fu di rivolgersi a Carl Orff, che è famosissimo per i suoi Carmine Burana e per il famosissimo O Fortuna, utilizzati in tantissimi film. Allora, Kubrick chiede a Orff di comporre la colonna sonora, ma Orff declina. Allora dice: no, sai, sono anziano. Sente odore di... Allora, ufficialmente dice: sai, sono anziano. In realtà aveva 70 anni e morirà quasi a 90, quindi aveva tutto il tempo. In piena attività, aveva tutto il tempo, ecco. Però secondo me aveva subodorato che Kubrick era un personaggio non facilissimo con cui avere a che fare. Per cui ha detto: ma a me, chi me la fa fare di mettermi... sono Orff, vivo felice. Vivo felice, guadagno bene con i Carmine Burana. Facciamo una bella cosa: vuoi Carmine Burana? Paghi la sincronizzazione e te li do. E te li do, nessun problema. Ecco, per cui il primo step musicale sul film va male. Dopodiché c'è la leggenda metropolitana che dice che il compositore olandese Dick Rijmakers, che in quegli anni insomma aveva fatto alcuni progetti abbastanza interessanti, sia stato contattato dopo Orff. Questa cosa in realtà non ha una sua ufficialità, lo dice Rijmakers. E gli vogliamo credere, perché però oggettivamente non c'è nessuna ufficialità. Peraltro Kubrick amava anche Mahler. Lui era un grandissimo fan di Mahler, tant'è vero che, fissato in particolare con la terza sinfonia di Mahler, chiede a Frank Cordelli, uno dei suoi collaboratori storici, di adattare la terza di Mahler sul film. E Cordell lavora per più di un anno, sai, quando c'era un sacco di soldi nelle produzioni e potevi fare quello che volevi. Per cui lavora per più di un anno reincidendo, adattando, tagliando la terza di Mahler per adattarla sul film, e dopo un anno Kubrick la guarda e dice: no, non mi piace. E buttano via tutto, un anno di lavoro. Per cui alla fine Kubrick dice: sentite, basta, c'è tanta musica classica, so già che pezzi metterci su. Lui probabilmente nella sua testa è vero che ha l'amore per la musica classica e anche il pensiero facile per cui c'è tanta musica già fatta, perché rifarla. In realtà è un po' più profonda di così. Lui credo che abbia in mente questa ossessività che ha per l'assolutizzazione dell'immagine, no? Kubrick è in ogni lavoro così ossessivo, così preciso da costruire maniacalmente ogni inquadratura che diventa universale. Quindi nella sua testa probabilmente c'è un non tempo, probabilmente trova nella sua immaginazione il commento sonoro come qualcosa che contestualizza, è qualcosa che definisce in un certo senso il tempo, mentre lui probabilmente vuole uscire dal tempo, perché l'effetto che abbiamo in 2001 è quello di essere un film senza tempo, anche grazie al contrasto fortissimo che adesso poi vedremo tra la musica classica che usa e le immagini che hanno fatto la storia del cinema e dell'immaginario collettivo. Ma la produzione, la Metro-Goldwyn-Mayer, decide invece che ci vuole un compositore per scrivere una colonna sonora originale. Perché il produttore giustamente bada al successo del film, qua okay. bisogna rientrare. E quindi chi chiama? Alex North, famoso innanzitutto per aver scritto tante colonne sonore. Unchained Melody? Ma anche, ecco, famosissima. Viene contattato Alex North, con cui tra l'altro Kubrick aveva già collaborato, aveva fatto insieme Spartacus, per cui si va sul sicuro. Vi conoscete, si vogliono bene. Ecco, in più ho considerato una cosa: che 2001 Odissea nello spazio è il film ideale per un compositore. Sapete perché? È nei sogni di tutti, perché in un film di 2 ore passa solo 25 minuti di dialoghi, per quindi cui può diventare un gigantesco videoclip. Esatto, ci sono quelle che Fabrizio chiama le praterie. No? Cioè, grandi spazi, il compositore può fare quello che vuole senza la gente che ci parla sopra, senza dialoghi. A calcio si direbbe può fare il veneziano. Esattamente, insomma. Quindi cosa succede? North parte, raggiunge Kubrick a Londra, perché Kubrick tra le sue tante manie non prendeva volentieri l'aereo, per cui insomma la produzione, pensa che quando aveva fatto Full Metal Jacket le palme, era tutto girato in Inghilterra, cioè, le palme le avevano portate le palmette perché lui Kubrick non viaggiava, va bene. Quindi North arriva a Londra, gli viene dato tutta la stanza, l'albergo, il pianoforte, tutto per poter tutto lavorare, necessario. Gli viene detto: guarda, però che abbiamo
delle temp track che probabilmente resteranno sul film. Ma tranquillo, tranquillo. Ma tranquillo un corno, perché a quei tempi, oggi per noi compositori è abbastanza normale lavorare sapendo che ci saranno quelli che si chiamano brani di repertorio, cioè che all'interno della colonna sonora ci saranno una canzone famosa o un pezzo di musica classica e poi in aggiunta c'è la nostra musica originale. Ai tempi Norton l'ha presa benissimo, e non perché lui fosse particolarmente eccentrico. No, perché a quel tempo la prendevi un po' come un insulto. Esatto, perché si diceva: ma come, sono il compositore della colonna sonora, perché vai a prendere altre musiche? Non ti basta quello che faccio io? Non sono in grado io di scrivere la colonna sonora? Era un po' gelosetto. Ecco, meno male che oggi abbiamo abbassato l'ego. Allora, si guardano il montato, circa un'ora di film, Alex North dice... Bella lì, Stanley, bella lì. Ho capito. Ci penso io. Pensate che siamo il 24 di dicembre, quindi sotto Natale, e la prima sessione di registrazione è il 1 di gennaio. Cioè, poco più di una settimana con il mezzo Natale. North si mette a testa bassa, poi... E non la prende benissimo fisicamente, tra l'altro. No, perché uno questa stress, cosa lo allora, uccide. Allora, uno stress incredibile. Ragazzi, cioè... È insostenibile comunque come timeline. Sì, sì, è un timing pazzesco. Addirittura viene ricoverato in ospedale per una sorta di attacco di stress. E tenete presente che aveva 58 anni, non era esattamente una mummia. Ecco, insomma. Quindi non solo le score rejected, ma anche le score assassine. Esatto, insomma. Dopo le api assassine, le score assassine. Allora, si registrano i primi pezzi e per star largo North dice: sai cosa faccio? Per l'introduzione, per proprio la prima immagine del film, gli faccio due pezzi. Così sceglie lui quella che preferisce. Kubrick ascolta, entrambi dice: ma scelgo questa. Anche North preferiva la stessa, per cui dice: stiamo cominciando col piede giusto. Abbiamo c'è la sintonia. C'è sintonia così tra c'è, di noi. C'è feeling. Il 1 di gennaio cominciano a registrare, nel frattempo che registrano North continua a scrivere. Insomma, morale alla favola, in 2 settimane scrive ben 40 minuti di musica, come si faceva nei tempi, per cui... carta, matita. Nel frattempo fa ascoltare a Kubrick quello che ha scritto. Kubrick gli dà, come normale nella programmazione di un film, delle indicazioni. Gli fanno qualche modifica. Insomma, tutto sembra procedere alla fine per il meglio. Sembra che tutto sia rose e fiori. A un certo punto succede una cosa, vero Fabri? Che è sempre un pessimo segnale quando succede. Cioè, che tu telefoni, non ti rispondono al telefono e non ti richiamano. Cioè, oggi si chiama ghosting. Ma è una pratica... non solo sui social, anche diffusa dal telefono, no? Per cui esatto, per è già cui, i tempi. Per cui ogni tanto chiama Kubrick e non lo trova mai, o è sempre in riunione, non glielo passano. Chiama la produzione, il produttore è impegnato. E quelli sono i momenti in cui un orribile sospetto inizia scorre per la a palesarsi come un brivido lungo la schiena, dice: perché non mi stanno rispondendo? E la ragione c'è che dopo aver scritto appunto 40 minuti di musica e averla montata sul film, Kubrick dice: sai che c'è? Io di questa musica userò 0. Ma come? Ma come? Allora, qui ci sono due versioni della storia. Io ti dico quella che so io, tu mi dici quello che sei tu. Tu probabilmente conosci il comunicato stampa. Il comunicato stampa vuole che Kubrick abbia comunicato a North pochissimo tempo prima del debutto del film la sua decisione di non utilizzare niente di quella con la sonora. Ma noi, in un bellissimo servizio della NBC di cui mettiamo il link in descrizione, abbiamo Goldsmith che rivela in realtà... importante, Goldsmith era stato allievo di Alex North, quindi c'era anche un rapporto particolare tra di loro. E dirigerà poi la riedizione della colonna sonora che verrà pubblicata da Veressa Raband, dopo vediamo, ma Goldsmith rivela che la moglie e Alex North vanno alla premiere del film a New York e scoprono lì con grande shock che c'è Strauss, lo Strauss di Also Sprach Zarathustra, Richard, ricordiamo, che non ha nulla a che vedere con Johann figlio, non era neanche parenti, e cadendo dalla sedia. Sì. Beh, allora qui non sappiamo qual è la versione vera. Allora, buona norma vorrebbe che fosse più corretta la prima. Forse la seconda c'è anche un po' dell'arrabbiatura che North aveva preso. Però insomma, è anche vero che Kubrick era un tipo un po' particolare. Diciamo che io voglio credere la prima, però se scoprissi che la prima non è vera, non mi sembrerebbe assurdo. Cosa succede?
North aveva messo in clausola contrattuale, nel caso la partitura non fosse stata registrata, non fosse stata utilizzata entro 2 anni dalla registrazione, sarebbe tornato in possesso dei diritti editoriali. Quindi questo cosa gli consente di fare? Su pressione di Robert Townsend, il discografico della Varese Saraband, si farà una edizione nuova della partitura originale con la registrazione in cui dirigerà Goldsmith della colonna sonora rifiutata. Ma se noi adesso andiamo a vedere, perché riusciamo ad avere dei pezzettini montati sulle scene, in particolare iniziamo ad esempio da quella con Il bel Danubio blu di Johann Strauss figlio. Qui c'è un pezzettino della coda di Il bel Danubio blu e qui la musica di Alex North. Cioè, che cosa vuol dire? È musica bella, mica vuol dire che sia brutta. Si sente come dire Il bel Danubio blu, però, ma remix rifatto, no? Con gli ingredienti che danno però una cosa. È quella che io chiamo la carbonara vegana. Non ci puoi mettere il guanciale e ci metti il tofu. Non è carbonara, magari è buona. È buona. Ma non è la stessa cosa. E la stessa cosa la ritroviamo anche sul pezzo ovviamente di Strauss, Richard, su Also Sprach. Anche qua noi abbiamo la tuba, i tromboni, la salita. Alex North's music for 2001. Stanley Kubrick didn't want it in the movie, but thanks to Varese Saraband and Jerry Goldsmith. Abbiamo uno scenario simile, no? Un mondo sonoro simile, un mondo intenzionale simile, ma gli manca quel qualcosa. Quel qualcosa che, se vogliamo, è inimitabile. E infatti il povero Alex North cosa si trova a fare? A cercare di assecondare i voleri di un regista che si trova ad avere in mano un materiale potentissimo, con una musica che è contrastata col futuro, la musica del passato, da un insieme potentissimo, e ovviamente cosa fa? Cerca di inseguire, e mai cercare di inseguire, perché non può venire la stessa cosa. Quindi un conto è riuscire a superare con qualcosa di completamente diverso, magari con un linguaggio, ma completamente diverso no, ma diciamo con un linguaggio più personale, per non ricadere in quell'inevitabile destino dello scimmiottamento. Danny Elfman in più di un'intervista dice che il suo vero lavoro non è scrivere musica, ma convincere i registi che la musica che ho utilizzato non è quella della Temp 3, ma quella che ha scritto lui per il film. Questo è il mio lavoro, è questo, è convincere, non scrivere musica, è cercare di convincere a togliere dalla loro testa quella musica che hanno ascoltato centinaia di volte. E però lo stile di Danny Elfman è inconfondibile. Sì, sì. Quindi lui, quindi lui riesce a scavalcare la temp track. Lui non farebbe mai, insomma, uno scimmiottamento o una cosa del e genere. E quindi il povero North si trova a dover inseguire, e quando ti trovi a dover inseguire non finisce mai bene. Ma a proposito di inseguire, c'è un altro caso ancora più clamoroso per certi versi, che è stato quello di Platoon. E quindi la maledetta temp track colpisce ancora. Allora, Platoon 1986 è uno dei film più importanti di Oliver Stone, anche perché c'è una parte importante autobiografica, perché Oliver Stone per ben 4 anni era stato in Vietnam in vari turni. Era stato ovviamente molto colpito da questa esperienza. E aveva già scritto una sceneggiatura che si chiama Break nel 68, vado a mente, che non fu mai prodotta, non fu mai realizzata. Peraltro, però, quando Kubrick fa 2001. Esatto. Questa sceneggiatura non fu mai prodotta, però comunque fu la spina dorsale della sceneggiatura di Platoon. All'inizio i produttori non hanno particolare interesse per questa sceneggiatura, sai, comunque un altro film sul Vietnam. Abbiamo già avuto Apocalypse Now, Il Cacciatore. Non filmetti, peraltro. Esatto, per cui, no, però sai, insomma, cosa vuoi fare? Nel 1986 la guerra del Vietnam era finita ancora da pochi anni, insomma, era ancora una ferita abbastanza aperta. Quando diventa più profondo l'interesse per Platoon? Quando Oliver Stone vince l'Oscar per la sceneggiatura di Fuga di Mezzanotte. Oliver, tu avevi una sceneggiatura che tipo 40 anni fa mi hai mandato. No, senti,
L'avevo letta, bella. Allora, ci sono una serie di parallelismi tra Platoon e Apocalypse Now. Intanto viene girato praticamente nelle stesse identiche location nelle Filippine. Poi c'è in Apocalypse Now c'è i Doors, Jim Morrison, e Oliver Stone era stato compagno di scuola di Jim Morrison. Tant'è vero che trovano poi in albergo, nella valigia, una valigetta di Morrison, la sceneggiatura. Perché Oliver Stone voleva che Jim Morrison facesse uno dei protagonisti. Non sappiamo, poi Jim Morrison morì, per cui non sappiamo se l'ha mai letta o no. Però questo è un trade union tra Apocalypse e Platoon. Altro trade union c'è la famiglia Sheen, perché in Apocalypse Now c'è Martin Sheen il padre e in Charlie. Platoon c'è Charlie Sheen il figlio. C'è una cosa in cui riferiscono leggermente, che Apocalypse Now doveva avere, mi sembra di ricordare, 4 mesi di riprese e ci furono quasi 2 anni di riprese. Certo. Platoon fu girato in 54 giorni, quindi pochissimo. Pochissimo. Costò 6 milioni. Poco più di una commedia italiana. Esatto. Non come milioni, ma come... come milioni, però del tempo insomma, era un po' diverso. Costò 6 milioni e ne incassò 140, per cui un successo planetario. C'è un Johnny Depp che praticamente è un bambino, un ragazzino, è il suo primo film importante, certo. Assolutamente. 8 candidature agli Oscar, 4 statuette ricevute, insomma, quindi un grande. E la colonna sonora che all'inizio viene affidata a Delerue. A Georges Delerue, con cui Stone aveva già lavorato in Salvador, il film precedente. Quindi anche lì era andato tutto bene, ci conosciamo, è tutto a posto. Il film è venuto bene, è piaciuto. Arriva Delerue sul film. Stranamente, non ci crederete mai, c'era una thumb track sul film. Guardate questi montatori, questi registi. La famosa thumb track, che era l'Adagio di Barber. L'Adagio di Barber, che è sicuramente una delle cose più belle che sia stata scritta nel Novecento, non si discute. Assolutamente, e anche tra l'altro già usata precedentemente. Sì, sì, sì. Che era una delle lamentele che muovevano a Oliver Stone. Guarda che è già stato usato in Elephant Man. Guarda che sì. È stato usato altrove. Vuoi tu sul tuo film non usare una cosa originale? E soprattutto perché usare la stessa sul tuo film, che comunque si è già installata ed è diventata molto iconica sugli altri film? Perché qui in realtà lo sarebbe diventata ancora di più. Esatto. Oliver aveva ragione. Nonostante Delerue fosse un eccellente compositore, insomma, ricordiamo solo il tema del Le Mépris, il disprezzo è famosissimo, meraviglioso, è stato utilizzato in altrettanti colonne sonore, però non si riesce veramente a superare questo limite dell'Adagio di Barber. No. E allora tant'è vero che anche lì Oliver, a un certo punto, quando arrivano, perché Delerue fa a Stone molte proposte che vengono tutte rigorosamente rifiutate, perché a un certo punto, quando anche il tempo comincia un attimo a stringere, Stone gli dice: guarda amico mio, copia. Esatto. Non gliela dice così, gli dice: avvicinati per quanto più possibile. E Delerue, come il povero North, inizia a fare una carbonara vegana, ovvero a inseguire. E quando si insegue, le cose non vanno mai troppo bene. Con in più un aggravante, che se diciamo imitare una musica di Johann Strauss poneva dei problemi più intellettuali che legali, perché era di pubblico dominio, la musica, l'Adagio di Barber era ancora ed è ancora oggi sotto diritti, per cui ci si chiama plagio. Si chiama plagio, quindi bisogna starci attenti. Quindi Oliver Stone inaugura quell'era del sound alike che tutti conosciamo in pubblicità o anche nel cinema per altre forme, perché poi il sound alike non è mai tramontato. Delerue: potresti farmi un sound alike? E Delerue esegue e inizia a fare una musica che ha lo stesso andamento dell'Adagio, gli archi salgono negli stessi momenti. C'è qualche passaggio cromatico simile, però voi capite che Non c'è niente che è difficile fare. Che un'operazione del genere possa portare a un risultato. No, anche perché quando un brano è così forte, quegli ingredienti che sono la sua base, che lo costituiscono, sono funzionali a quell'andamento, a quella struttura, a quel percorso. E inevitabilmente, se tu li stacchi, li estrapoli e li ricombini, si sgonfia. Perché per forza di cose non ha la stessa identità, la stessa forza, è qualcosa che tende a...
E quindi non ce la fa. E quindi il povero Delerue non ce la fa, scrive 7 brani per un totale di 25 minuti, quindi non una colonna sonora lunghissima, però comunque sia, scrive del materiale originale, ma solo un brano finirà sul film. Nelle scene di suspense, diciamo, sì, tensive. Viene usato per coprire, e quindi non viene usato di certo per coprire quelli che sono la fase emotiva, insomma, emotiva. Che un film come quello è così importante anche lì. E tra l'altro, ormai, quando noi pensiamo all'Adagio di Barber, lo pensiamo a Platoon, perché quel contrasto che ha sulle scene va veramente a, anche lì torniamo un po' anche sul sacrale, no? De quello che avevamo visto su John Williams, va a porre, a sacralizzare quei momenti in un modo così forte che diventa il film per cui viene ricordato l'Adagio di Barber. Si legano così tanto che succede un po' la stessa cosa che è successo in 2001 Odissea nello spazio con Also Sprach Zarathustra, che è un pezzo ovviamente preesistente, ma che oggi all'uomo della strada lo fai ascoltare e dici cos'è questo, ti risponde 2001 Odissea nello spazio. Per cui ormai si quindi, sono legati come in maniera indissolubile, come in 2001 pensano che sia stato scritto originale, no, la Zarathustra per 2001, qualcuno anche lì pensa... Barber l'ha scritto, certo, l'ha scritto, no, una musica, è la musica di Platoon, no, non era la musica parecchi Platoon. Decenni prima di queste Temp Track Assassine, la storia non finisce qui, ne riparleremo nelle prossime puntate, perché non sono le uniche due vittime che ci... Ce ne sono tante, e anche illustri. E anche illustri, che vedremo nella prossima puntata, ma intanto... Intanto vi dico che mercoledì 3 alle 21 ci sarà la nostra prima live, per cui segnatevi in agenda, poi comunque comunicheremo sul community tab del canale l'appuntamento, ma cominciate a segnarvi, perché se avete delle domande da fare, quella è l'occasione per farle. Direi che possiamo veramente salutare tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Non mancate, iscrivetevi al canale, non dimenticate. Campanella. Campanella. Ciao.